Benedetto XVI è molto malato, per questo Papa Francesco, con un messaggio sorprendente, misto a preoccupazione, ha chiesto di pregare per lui. Tutto si è concentrato in pochi secondi nell'aula Paolo VI, dove Bergoglio era impegnato in udienza generale. Nel silenzio sta sostenendo la Chiesa, ha detto il pontefice in merito al suo predecessore. Prima di un saluto, chiedo al Signore che lo consoli e lo sostenga. Peggiorano nel frattempo le condizioni di salute, sarebbe questo a preoccupare la Chiesa cattolica e il mondo intero. Rispondendo alle domande dei giornalisti che chiedevano delucidazioni su quanto detto da Francesco, il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha confermato che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all'avanzare dell'età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente da medici. Prima di spiegare che al termine dell'udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI, ha continuato: "Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito". Potremmo definirli così i due papi, perché a conti fatti di questo si tratta. Dal 2 maggio 2013, dentro le mura vaticane, convivono Bergoglio e Ratzinger, il passato e il presente della Chiesa. Dopo la clamorosa rinuncia dell'11 febbraio 2013, un periodo di circa 4 settimane destinato alla preparazione del conclave, Ratzinger ha rinunciato al soglio pontificio il 28 febbraio 2013, aprendo così la fase della sede vacante.